Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato, carissimi fedeli. Vi do gli avvisi di questa settimana, oggi sabato 8 giugno, alle ore 21:30, adorazione eucaristica. Domani, domenica 9 giugno, alle 10:30, la Santa Messa. Negli altri giorni della settimana, la Santa Messa verrà celebrata alle ore 18, come di consueto. Incontri di preghiera serali saranno soltanto due: quello di giovedì e preghiere di guarigione e liberazione alle ore 21:30 e quello di sabato, adorazione eucaristica alle ore 21:30. Dunque, questa settimana ci saranno le benedizioni dei sacramentali. Le farò martedì 11 giugno, al termine della messa delle ore 18. Qualcuno mi ha chiesto come mai, la telecamera viene oscurata, durante la comunione, durante la Santa Comunione. Ecco, l'iniziativa è stata mia, qualcuno me l'aveva suggerito nel passato, più di una persona, e l'iniziativa è mia, il motivo è molto semplice, viviamo in un'epoca in cui i controlli sulle persone, si fanno sempre più serrati e anche sofisticati, perciò io ho pensato di proteggere in qualche modo le persone che vengono in questa cappella. Non rendendole riconoscibili. Non è perché loro hanno paura, assolutamente no, perché mi hanno sempre detto che per loro era lo stesso, non era importante non essere riconosciuti. Piuttosto è stata un'idea mia, mi sembra prudente, visto diciamo a cosa andiamo incontro, i tempi che stiamo vivendo. E comunque questo dà l'opportunità alle persone che sono a casa di concentrarsi di più nel momento della Santa Comunione sulla preghiera personale. In quel momento chi è a casa sta seguendo la preghiera della comunione spirituale o comunque sta facendo un ringraziamento. Sta esponendo al Signore delle invocazioni, quindi è bene che non ci distraiamo a vedere chi c'è, chi non c'è, come si comportano le persone, eccetera, eccetera, e rimaniamo più raccolti su quello che stiamo vivendo. Poi un'altra domanda che mi è stata fatta. La festa del cuore immacolato di Maria. Ecco, mentre nel Novus Ordo, secondo il nuovo calendario, sarebbe oggi, cioè il giorno successivo al cuore sacratissimo di Gesù, per noi che seguiamo il Vetus Ordo, è 8 giorni dopo la festa dell'Assunta, quindi il 22 di agosto è fissa la data, 22 agosto, cuore immacolato di Maria, ed è anche bello celebrarla in agosto perché abbiamo il tempo di fare la nostra novena e il giorno della festa la consacrazione, un po' come abbiamo fatto con il Sacro Cuore di Gesù. Bene, con questi avvisi io vi lascio, vi auguro una buona domenica e sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.